Il sogno dell'Europa neoclassica era proprio questo, capito? Di deprimere i consumi europei, di deprimere il mondo del lavoro europeo che include lavoratori e aziende per permettere a pochissimi di accumulare profitti. Cosa sta succedendo oggi? Cioè, quando sentite che gli amministratori delegati di banche come Bank of America e altri colossi finanziari si distribuiscono alla fine dell'anno profitti per 430 milioni di dollari, bonus per 430 milioni di dollari per un anno di lavoro, sta succedendo esattamente questo. Il processo, il programma neoclassico ha avuto successo nel creare questa condizione dove oggi abbiamo in Italia il 78% della ricchezza che si accumula all'1% della popolazione, capite? Cioè, questo che hanno fatto. E non, il mondo del lavoro non se ne è reso conto, è stato lì a battagliare, hanno creato una divisione fra imprenditore e lavoratore, perché voi stessi detto questo pollaio, il galletto più grande dell'imprenditore, il galletto più piccolo dell'operaio, sbecchettando il collo fra di voi, mentre all'esterno facevano sti giochi, ok? E oggi avete questa situazione dove i capitali, i mercati gestiscono completamente le nostre economie, tolgono in Italia 457 miliardi di euro in 3 anni, li fanno sparire, altro che contrattazione salariale, altro che piccola e media azienda. Cioè, capite di dove siamo caduti? Allora, questo è l'inquadramento generale. Dobbiamo, gli operai dovrebbero avere la capacità di intelligenza, i sindacati, gli imprenditori insieme, di uscire da questa visione del pollaio in cui vi hanno ficcato questi grandi manovratori dell'economia e cercare di fare alleanza per uscire da questa storia con i sistemi che vedremo fra poco. Ok? Io ho parlato a associazioni di piccole e medie imprese, va bene, non capiscono niente. Ti guardano e dicono, ah, in effetti è vero, in effetti sì, in effetti gli imprenditori sono disperati, si sparano, sono pieni di debiti, devono chiudere le aziende, eccetera, però poi cosa fanno? Niente. Ok? I grandi sindacati militano come se fosse la peste bubonica, i piccoli sindacati mi stanno invitando, voi siete i secondi, vediamo cosa succederà, cosa uscirà da voi. Bene, adesso un po' di parte tecnica. Innanzitutto dobbiamo capire una cosa, il discorso del denaro, ok? Perché questo è importante da capire, la reale natura del denaro è importante da capire, perché in fondo è di questa cosa di cui abbiamo tutti bisogno, vogliamo un pochino di più di questi numeri in busta paga. Però per capire come fare ad avere un pochino più di questi numerini in busta paga dobbiamo capire cosa sono questi numeri e perché questi numeri sono delle entità astratte che non hanno in realtà nessun valore. Lo dobbiamo capire per capire come fa poi lo Stato, come dovrebbe fare lo Stato in condizioni ideali, a creare queste entità astratte e a riversarcele dentro gli stipendi senza nessun costo reale, perché se non capiamo che il denaro è un'entità astratta che non ha valore, cadiamo nell'altra trappola micidiale che ci hanno teso, che è quella del debito, di terrorizzarci con l'idea che se lo Stato produce denaro e lo dà in busta paga a te, eccetera, eccetera, o addirittura anche all'azienda, rimodernando la spesa del governo, ok, creando le infrastrutture più moderne per il commercio, per la produzione a spesa del governo, ci hanno convinti che questo crea il debito, e il debito è la rovina, è la morte, cioè di proprio in economia si parla dell'isteria da deficit, ok? C'è proprio un attacco isterici alla sola parola, alla menzione della parola debito e deficit. Questo accade perché siamo tutti convinti che il denaro ha un valore, e avendoci convinto che il denaro ha un valore siamo tutti generalmente convinti che oddio, in effetti se lo Stato spende 1 miliardo in più, mamma mia, come facciamo? 1 miliardo sono soldi, no? Ok, allora io ve la spiego molto rapidamente questa cosa della moneta, del denaro. Dobbiamo cercare di toglierci dalla testa quello che abbiamo avuto fin dalla nascita, perché fin da bambini noi avevamo i 50 lire in tasca e andavamo a prendere il gelato, abbiamo immediatamente identificato il fatto che questo era un potere, no? Questi 50 lire erano un valore. In realtà avrebbe dovuto insegnare a scuola, bisognerebbe insegnare a scuola, che le 50 lire non sono un valore, è il gelato il valore. Le 50 lire non sono niente. Cosa sono le 50 lire? Sono un codice. Esattamente come la password che metti per entrare dentro un sito, per entrare dentro la tua posta. Sono un codice elettronico che non ha nessun... Che valore ha la tua password? Niente. Il codice che metti nel telecomando del tuo cancello elettrico a casa, ok? Cancello automatico. Che valore ha? Niente, non vale niente, è un codice. Ma cosa fa? Apre il cancello.
Il denaro è un codice astratto, non ha nessun valore, ma ti permette di avere il gelato, di avere la giacca, di pagare l'affitto, quindi stare dentro una casa, ti permette di comprare un'auto. Cioè il valore reale è quella che gli economisti chiamano ricchezza reale. Quello è il valore. Il denaro è un codice. Va bene? Quando tu accumuli un debito e tu sei un cittadino, ti spaventa quel debito, ma non perché quel numero sia un valore, ti spaventa perché devi lavorare a sufficienza per fare che cosa? Pagare il debito? No, non per pagare il debito, per pagare l'oggetto che hai comprato con quel debito. Tu lavori per l'oggetto, non per pagare quei numeri. Il valore che ti spaventa è se hai comprato una casa e non hai soldi. Cioè ti deve spaventare il mattone, il cemento, i fili elettrici, le lampadine, i mobili. Quello è l'oggetto di valore per cui tu andrai a lavorare se sei indebitato. Non è il debito che ti spaventa. Quelli sono numeri astratti, non valgono niente. Perché vi dico questo? Perché lo Stato non è nelle vostre condizioni. Voi mi potete dire, sì, va bene, d'accordo, ci stai facendo un giochetto di parole, stai dicendo che il denaro in sé non è un valore, il valore è un oggetto, va bene, ok, siamo d'accordo che è un valore, però di fatto poi quel numero conta. Per i cittadini conta, conta certo, perché devi ripagare quel bene, quindi conta. Per lo Stato quel numero non conta neanche rispetto al valore, perché lo Stato semplicemente se ne inventa. Voi non avete l'orto dove vi crescono gli euro, dove vi crescevano le lire, lo Stato ce l'ha. Lo Stato, moneta sovrana, quando è proprietario della moneta, ha letteralmente un orto dove crescono i soldi dal niente. Ok? Quindi qualsiasi cosa lo Stato acquisti, il palazzo, la casa, la nave, l'aereo, il tuo stipendio, un ospedale pubblico, eccetera, lo Stato non deve lavorare per ripagare quel bene come invece dovete fare voi. Per voi e per lo Stato il denaro è uno strumento, un codice elettronico che non ha nessun valore. Però per voi invece l'oggetto ha il valore e dovete ripagare quello. Lo Stato neppure quello deve fare, perché lo ripaga semplicemente inventandosi nel suo orticello questi soldi dal nulla. Ok? Ermi, lo so cosa state pensando. Ci arriviamo piano piano. Allora, per capire meglio questa cosa, per capire come è possibile che questo Stato, che riesce a creare questo codice che a voi serve disperatamente da avere dello stipendio per ripagare questi muri, questi mobili, queste giacche, queste bistecche, la scuola dei figli, i libri, eccetera, per capire come lo Stato può mettere un po' di più di questa quantità di codice nella vostra busta paga per rendervi la vita migliore, dobbiamo seguire un attimo quello schema che ho fatto anche a Genova, che non è uno schema mio, attenzione, cioè le cose che io dico qua stasera non è che me ne sono pensate io la notte perché sono un genio, io sono un genio, però per altri motivi. No, le cose che dico sono fondamentali di economia, che hanno una tradizione di studio che parte appunto da ancora prima di questo disgraziatissimo PGU, parte con la scuola dei cartalisti di Knapp, Knapp scritto nel fine dell'Ottocento, prende un grande avvio con John Maynard Keynes durante gli anni della guerra e poi è stata sviluppata dopo da tantissimi altri nomi di istanza internazionale. Quindi le cose che vi dico non è che sono schemini che mi sono inventato io, sono molto utili però da capire, in questo caso in particolare questi sono tecnicamente parlando i bilanci settoriali di Wynne Godley, grande economista dell'Università di Oxford, uno dei più grandi nomi dell'economia del XX secolo, importantissimi da capire per capire esattamente il discorso, chi mi mette in busta paga i 200 euro in più e come fa a metterceli. Allora, questa è l'Italia, ok? Che disegno in maniera molto schematica, eccetera, eccetera. E come tutte i paesi del mondo, come tutte le nazioni del mondo, questo paese è proprietario di due tipi di ricchezze fondamentali: la ricchezza dei beni e la ricchezza finanziaria, che abbiamo detto prima, i codici elettronici, i codici, i pezzi di carta che non valgono niente, e i beni materiali, i palazzi, le case, i laghi, le foreste, le spiagge, le città e tutto quello che c'è. Ok? Ci sono questi due tipi di ricchezze, non ce ne sono altri obiettivamente. In questa entità che si chiama nazione vivono altre due entità che sono completamente separate. Anche questo
è il secondo salto mentale che vi invito a fare questa sera. Il primo salto, lo ripeto, era quello di dire: io ho le 50 lire per il gelato. In realtà non è questo il valore è il gelato. Questo non valgono niente, ok? Il secondo salto è questo, perché noi abbiamo un settore che è questo qua e un settore che è questo qua. Questo è il settore del governo, il settore governativo, e questo è il settore non governativo. Fin da scuola ci insegnano una cosa chiamata la Repubblica, la res pubblica, la cosa di tutti, lo Stato siamo noi. È sbagliato, è falso, completamente falso. Lo Stato non siamo noi e non lo siamo mai stati. Lo Stato non è i cittadini. È anche per questo che poi arriveremo anche a discutere del perché il debito dello Stato non è il debito dei cittadini. Lo vediamo fra 5 minuti. Ok? Lo Stato è una cosa completamente separata dai cittadini. Il settore non governativo è formato da famiglie più aziende, attività produttive. Per aziende si intende tutto, dal bar alla piccola agenzia di pulizia dei condomini, alla fabbrica, all'assicurazione, a tutti i servizi, eccetera. Ok? Nel governo esistono dipendenti governativi, esistono strutture economiche governative, sono entità totalmente separate da questa. Certo, alcuni dipendenti pubblici ricadono anche in questa categoria per alcuni motivi, basta essere possessore di una casa, già sei ricaduto in questa categoria. Ma dal punto di vista della gestione della ricchezza e della gestione dell'economia sono due entità completamente separate che non c'entrano niente. Ok? Allora, settore governativo e non governativo, ciascuno di questi due settori è esattamente come la nazione, è possessore di due ricchezze: la ricchezza finanziaria e i beni materiali. Anche qui abbiamo la ricchezza finanziaria, che potevo fare una cosa più carina e più semplice da capire. Esatto, la ricchezza finanziaria e i beni materiali, ok? È la stessa cosa qua. Il governo ha denaro e cose, stessa roba. Bene, allora prendiamo questo settore e facciamo un discorso che è molto interessante per noi. Io sono qua dentro, tutti quanti siamo qua dentro, noi cittadini che lavoriamo, ok? Se siamo dipendenti pubblici ma abbiamo anche qualcosa di proprietà, probabilmente siamo qua dentro anche noi. La maggioranza degli italiani sta qua dentro, ok? Qua dentro io ho bisogno di 200 euro in più in busta paga, chi me li può dare? Di nuovo, una delle lunghe serie di risposte fasulle in economia è che ci viene distinto: beh, me la può dare chi? Il mio datore di lavoro, se mi aumenta lo stipendio. Ok? Vabbè, questo potrebbe anche essere vero da un certo punto di vista, ma non lo è in realtà. Ok? Qui dentro nessuno ti può dare dei soldi nuovi in più. È impossibile. Perché dentro al settore non governativo, questa entità, che è il denaro, è chiusa, è un circolo chiuso, non esce e non entra niente, ok? Tutte le volte che qualcuno acquisisce denaro qua dentro, vuol dire che qualcun altro l'ha perso. Se il tuo datore di lavoro ti aumenta lo stipendio perché ha venduto di più, ha più possibilità finanziarie, perché vuol dire che qualcun altro ha speso di più, ok? Se qualcuno apre un negozio e vende più vestiti, assume una dipendente, quindi questa acquisisce un bene finanziario che non aveva prima, ma qualcuno ha speso i soldi per comprare vestiti. Sempre così, sempre così, sempre così. Non è possibile in questo settore, impossibile in questo settore creare denaro, semplicemente nuovo e al netto, semplicemente perché qui nessuno può creare il denaro, nessuna azienda ha l'orto dove si creano gli euro o le lire, nessun lavoratore ha l'orto dove si creano, è impossibile. Alcune banche, quasi tutte le banche, possono creare denaro dal nulla facendo i famosi prestiti, creando, ma attenzione, che vuol dire che qualcuno acquisisce un debito quando la banca crea questo denaro. Quindi di nuovo non c'è nessun denaro in più dentro che viene creato.
È impossibile, d'accordo? Quindi i 200 euro sulla mia busta paga, qua non me li può dare in realtà nessuno. Sì, a Savona può succedere che un'azienda va bene e gli dacci 200 euro in più busta paga, ma vuol dire che qualcun altro, da qualche parte d'Italia, quei 200 euro che arrivano in busta paga ai suoi colleghi, a lui e ai suoi colleghi, li ha perduti, li ha spesi. Ok? Quindi, a livello aggregato, nel settore non governativo, è impossibile creare denaro nuovo. Ok? Se qualcuno fa una fortuna economica qua dentro, qualcun altro l'ha persa. Per cui, operai unitevi, e allora tutti quanti uniti, non possiamo aumentarci lo stipendio tutti contemporaneamente, è impossibile. Se vogliamo aumentare lo stipendio di operai di qua, bisogna che occupiamo gli operai di là. Punto. Su questo non ci piove. Cosa succede qua dentro invece? Qua dentro, in condizioni ideali, che non sono quelli dell'entrata nell'euro, Stati Uniti, o Giappone, o la Svezia, crea il proprio denaro. Non c'è nessuno che fabbrica i dollari e li porta all'America, non c'è nessuno che fabbrica le corone e le porta alla Svezia, non è che ci sono delle navi, degli aerei che arrivano con dei carichi di soldi, che non so, fatti da chi, non si sa. Okay? Gli stati, la moneta sovrana, emettono il proprio denaro dal nulla. Allora attenzione, che cosa accade? Lo Stato emette il proprio denaro dal nulla e lo emette semplicemente spendendo. La reale origine del denaro da parte di uno Stato che possiede la propria moneta è l'atto della spesa. Che cos'è una spesa per il governo? Pagare lo stipendio di un dipendente, per esempio. Okay? Oppure acquistare, non so, carte da fotocopie. La fa un'azienda privata di Savona. Lo Stato paga gli ordini di carte da fotocopie, quell'azienda incassa, lo Stato ha speso, quell'azienda ha incassato. Quella spesa, pagare uno stipendio pubblico, comprare qualcosa, rimodernare qualcosa, creare un ospedale, creare una strada, quella spesa è denaro che lo Stato si inventa, in quel momento si origina il denaro, ok? Dentro la vostra testa sta facendo così, dan, 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 perché come lo Stato crea il denaro spendendo, lo Stato spende se riesce a trovare il denaro da spendere, quindi tassare, cioè tutto falso. Ci arriviamo punto dopo punto. Credetemi, in macroeconomia veramente, nel discorso dei bilanci settoriali degli stati, la creazione del denaro avviene nell'atto della spesa. Allora, lo Stato spende, ok? E decide di costruire un ospedale. Facciamo questo esempio. Cosa succede? Un flusso di denaro che lo Stato si inventa dal nulla esce dal settore governativo e arriva nel settore non governativo. In termini di cantieri che vengono aperti, operai che vengono pagati, e attrezzature che vengono noleggiate, prese, comprate, cemento che viene comprato, eccetera, eccetera. Tutto, elettricisti che lavorano, piastrellisti, tutto quello che volete. Lo Stato ha fatto una spesa e ha immesso questo denaro qua dentro. Ok? A questo punto arriva qua dentro, nel nostro dove viviamo noi, del denaro creato dal nulla, che è veramente denaro nuovo, non è più il fenomeno di questo tipo. Qua dentro nessuno, se lo Stato qui ha speso 1 miliardo di lire, va bene, perché io voglio stare con la moneta sovrana, comunque facciamo 1 milione di euro, se lo Stato ha speso 1 milione di euro qui costruendo un ospedale qua dentro, qui nessuno ha perso 1 milione di euro, è chiaro questo, non c'è più questa cosa qua, questo è denaro nuovo annetto che arriva qua dentro e arriva negli stipendi, arriva nei conti correnti bancari, ok? Questa è la spesa dello Stato che origina la moneta e finalmente riesce a crearne un po' di più qua dentro, ok? Poi lo Stato però non fa solo questo nella sua attività, fa anche un'altra cosa che è questa. Lo Stato tassa, così come accredita conti correnti creando la propria valuta, la propria moneta, può sottrarla, drenarla da qua dentro, tassando, ok? Bene, allora noi abbiamo visto che noi qui dentro avevamo 100 soldi, che facevano sempre questa maniera qua, sempre questa cosa, e quindi nel complesso nessuno di noi riusciva ad avere un soldo in più nello stipendio, però lo Stato ha speso 100 soldi, allora ecco che abbiamo veramente un soldo a testa dentro il nostro stipendio in più, che entra qua dentro. Ma se lo Stato decide di tassarci per 100, che cosa è successo? Ha messo 100
e ha tolto 100. Siamo alla stessa situazione di prima. E allora ecco che uno Stato virtuoso, proprietario della propria moneta e che abbia l'intenzione di aumentare il reddito dei propri cittadini, deve spendere 100 e tassare 50. D'accordo? Questo è assolutamente innegabile, perché se no andiamo a zero. Se poi addirittura, attenzione, lo Stato spende 100 e tassa 200, noi andiamo in passivo di 200. Tutti noi italiani di questo settore andiamo sotto di 200. Ok? Bene, lo Stato deve spendere di più di quello che tassa. D'accordo? Che cosa abbiamo appena detto? Che non serve mai il pareggio di bilancio. Che lo Stato non deve fare il pareggio di bilancio. Deve spendere a deficit, per forza. Perché se non spende a deficit, noi non abbiamo i 100 soldi in più. È impossibile che qualcuno qua dentro ci dia 100 soldi in più. Impossibile. È sempre questa storia qua. Uno si illude, perché ci fregano, ci ingannano. Dice, oh, ma sai, mi hanno mettuto lo stipendio, quindi l'economia sta andando bene. Ma se te l'hanno messo da te, qualcuno l'ha perso. Ma questo stato ideale in questo momento al mondo è il Giappone, questo stato qua. Ma volevo... no, adesso questa domanda basta, adesso basta, è finita. Abbiamo ancora da dire delle cose. Allora, attenzione, spesa deficit di uno Stato con propria moneta per creare ricchezza finanziaria al netto nel settore non governativo. D'accordo? Questo è fondamentale, importantissimo. Se facciamo il pareggio di bilancio, di cui ci stanno parlando tutti in questi giorni, ce lo trattano nel cervello, ce l'hanno messo nella Costituzione, vuol dire che i poteri finanziari che governano le economie del mondo, che ho descritto nei più grandi crimini, nomi, cognomi e organizzazioni, sono riusciti a trapanare questo crimine nella testa di tutti, al punto che siamo tutti convinti che se lo Stato ci dà 100 e ci toglie 100, siamo tutti meglio. Se poi ci dà 100 e ci toglie 200, ancora meglio. Abbiamo il surplus di bilancio, no? Siamo forti, abbiamo il surplus di bilancio. Cioè, ma voglio dire, ma a qualcuno interessa che qua dentro dei numerini facciano più 100 meno 50, quando poi qui dentro facciamo più 50 meno 100? Scusate, ma che razza di follia è questa? È tutto il discorso della pianificazione neoclassica, neoliberista, neomercantile, che è riuscita a creare queste convinzioni economiche che hanno sparato dentro la testa di tutti, compresa la sinistra estrema. Soprattutto. Ecco, allora, attenzione, per essere completi, perché non sarebbe completo il discorso di bilanci settoriali, in effetti esiste un altro settore che potrebbe far entrare qui da noi, nel settore non governativo dei cittadini, del denaro in più al netto, esattamente come fa lo Stato. Certo, come ho detto, non sta qua dentro. Deve comunque stare fuori da qua. E cos'è? È il settore estero. Il settore estero comprende stati, famiglie e aziende di qualsiasi paese estero che sta fuori dall'Italia. Anche questi possono fare esattamente la stessa cosa. Perché? Perché la loro moneta, sono poi fatti loro, no? Non interessa. Ma se loro prendono la loro moneta e la mettono qua dentro, più di quanto non accade il contrario, cioè noi prendiamo la nostra e la mettiamo da loro, cioè se loro importano da noi più di quello che esportano da noi, effettivamente ci danno del denaro in più al netto. Se questi sono gli Stati Uniti, per fare un esempio chiaro, se gli Stati Uniti comprano dall'Italia una freccia molto più grande, ok, di quello che l'Italia compra dagli Stati Uniti, vuol dire che l'Italia spende 50 per comprare gli iPhone, non so, le Nike, eccetera, eccetera, e gli Stati Uniti spendono 100 per comprarci spaghetti, il pesto genovese, eccetera, no? La moda, quello che volete. Questo differenziale è denaro nuovo in più al netto che arriva qua dentro, ok? E arriva qua dentro e nelle nostre tasche, perché sono le nostre aziende che vendono, i nostri operai che lavorano, stipendi che vengono pagati. Detto questo,
e lo lasciamo qui per comodità, non lo cancello. Detto questo, ritorniamo un attimo a ragionare su questa storia. Ma era semplice, no? Non era difficile. Questo tizio crea denaro dal nulla e lo può fare perché è proprietario della moneta, semplicemente spendendo. Lo mette qua dentro più di quello che toglie. Stiamo tutti meglio. Ma non vuol dire solo stipendi, vuol dire anche strade, vuol dire asili nido, vuol dire scuole, vuol dire telecomunicazioni, vuol dire qualunque cosa. Ok? Se poi abbiamo anche l'aggiunta di questo, che ho messo per ultimo perché il settore estero non è affidabile tanto quanto questo. Ok? Noi siamo in Italia, abbiamo un governo, a meno che non gli buttino una bomba atomica sopra, questo governo rimane. Ok? Il settore estero è un pochino meno affidabile, perché è in economia si dice è discrezionale, cioè potrebbe decidere un domani di non fare più questo giochetto qua, lo va a fare con la Francia, o lo fa col Cile, o lo fa con chiunque altro, con la Corea. Per cui è un po' meno affidabile. Ma se questo veramente era possibile, con l'aiuto di questo, d'accordo? Ma se questo veramente era possibile, perché non è mai successo? Voglio dire, lo capiamo tutti noi in questa sala, che questo è il funzionamento obbligato della creazione di denaro, di ricchezza al netto per il settore non governativo. Ma perché diavolo non è mai successo? Perché il denaro ha un costo. O meglio, perché è successo per dei brevissimi periodi di tempo, ma troppo brevi, troppo limitati, troppo confusi. Poi in un momento in cui obiettivamente l'Italia era un paese che non era sviluppato come è sviluppato oggi. Pensate se un paese come abbiamo noi oggi, con l'infrastruttura italiana, la produttività, la produzione di cui è capace l'Italia, avesse di nuovo un sistema di questo tipo, cioè una propria moneta sovrana da poter fare usare in questa maniera, cosa faremmo? La risposta alla domanda ve la do e ve la giustifico anche, e anche se molto in breve, visti i tempi limitatissimi delle ore, la risposta a questa domanda è che se questo fosse accaduto, un migliaio o due migliaia di grandi speculatori internazionali, di grandi industriali, neomercantili internazionali, avrebbe perso totalmente e per sempre il controllo della ricchezza. Questa è la semplice risposta. E questa è la risposta. Cioè, ci si rese conto negli ambienti di grande industria neomercantile e di alta finanza speculativa intorno agli anni 70 in particolare, ma nella realtà loro queste cose le sapevano fin da molto prima. Vi ho citato un economista neoclassico dell'inizio del Novecento che già aveva messo le basi per creare la distruzione di questo sistema. Ci si era resi conto, e ci sono i documenti che lo provano, che se si fosse permesso agli stati di usare questa moneta moderna, chiamiamola così, che nasce in particolare poi nel 1971, quando tutte le grandi economie del mondo si sganciano dall'oro e ciascuno diventa proprietario di una moneta che crea dal nulla. Prima la si creava dal nulla, ma sempre però col fatto che ci doveva essere questo contrappeso d'oro tutte le volte che spendevi. Si è eliminato questo sistema. Queste elite finanziarie e grandi industriali sono rese conto che con la nascita della moneta moderna in quell'epoca questo poteva diventare il sistema di gestione della società civile, della nazione, della produzione aziendale, eccetera. Non poteva e non doveva essere permesso. Ma perché, scusate? Questo governo è democraticamente eletto, lo controllano queste persone qua. Hanno il potere, qua dentro abbiamo il potere di controllare questo, ok? Di togliere o sottrarre, di togliere o dare il consenso. Le leggi che questo governo fa sono leggi che sono inattaccabili in quanto leggi sovrane da qualunque potentato economico del mondo. Non può una grande industria o una grande banca o un hedge fund attaccare una legge nazionale. Quello che hanno fatto è stato di impedire agli stati di fare le leggi, è stato di fargli fare le leggi a loro favore, di annacquare le leggi, ma sapevano che non potevano andare contro una legge, nulla può andare contro uno stato sovrano, che legifera nel nome dei cittadini e ha il potere sovrano su tutto, ok? Se questo veniva permesso erano finiti,
non avremmo mai conosciuto l'era del mega capitalismo, del turbo capitalismo degli anni 80, 90, 2000. Non ci sarebbe mai stata la crisi finanziaria, non ci sarebbero mai state le esplosioni dei bonus dei grandi banchieri, non ci sarebbero mai state milioni di persone buttate in mezzo alla strada per gli affari speculativi e criminali di alcune banche, eccetera, eccetera. Per non parlare di tutto il resto, che andiamo troppo sul complicato. E allora, e qui entriamo nella più grande crimine. Allora, dall'inizio degli anni 70 questi uomini si sono organizzati per impedire questo. E allora le armi per impedire questo erano molto semplici, in realtà. Bisognava fare che cosa? Bisognava convincere un po' tutti, ok? Convincere un po' tutti che questo sistema era disastroso, che questo sarebbe stata la morte della società, la morte della produttività, la morte dei lavoratori, eccetera. Perché? Perché creava il debito. Hanno lavorato a partire dai monetaristi degli anni 60-70 con l'Università di Chicago, per arrivare i Brunner, Meltzer, Greenspan, che poi è diventato il governatore della Banca Centrale Americana, Friedman, importantissimo, eccetera, hanno lavorato, e poi tanti altri, Lucas, Sargent e tanti altri economisti, Rogoff, eccetera, hanno lavorato per creare questa idea. Il debito, cioè questo processo, no? Perché i deficit si assommano in debito. Questo processo, spesa deficit, per mettere più denaro qui di quanto se ne toglie, è il male assoluto. Hanno creato questa convinzione economica che è stata diffusa attraverso le loro fondazioni, che hanno colonizzato l'università, in tutti i colletti bianchi che sarebbero andati a gestire i ministeri del tesoro, i tecnici, i tecnocrati, gli stessi insegnanti, docenti universitari. C'è la documentazione che ho pubblicato con le frasi testuali dove si dice: dobbiamo colonizzare tutte le facoltà di scienze politiche e di scienze economiche. Questo lo dicevo nel 71, 72, ok? Dobbiamo rivedere tutti i libri di testo, diventare proprietari, azionisti di maggioranza delle case editrici che pubblicano i libri di testo di economia, eccetera, per convincere tutti che questo sistema avrebbe rovinato la società. Esattamente il contrario di quello che era, ok? Voglio adesso aggiungere solo una cosa che mi sono portato da Bologna, in Scozia, lasciarla lì senza farvela vedere, una cosa che ha un valore scientifico che va ancora oltre, se vogliamo, all'autorevolezza di uno come Wayne Godley, che poi è stato ripreso da tanti altri economisti di valore, ed è questo discorso qua. Questa cosa sono i bilanci settoriali finanziari in percentuale sul prodotto interno lordo dal 1952 al 2011 negli Stati Uniti d'America, ok? Vedete che questo, potevo così è meglio, questo, la parte sotto, è la spesa a deficit del governo americano, la parte in rosso, ok? Il bilancio governativo, ed è a deficit, il negativo, ok? La parte sopra, no, stai pure comodo. La parte sopra è il risparmio netto dei cittadini americani, cioè l'accumulo di beni finanziari al netto, questa cosa qua, dei cittadini americani. La corresponsione è al millimetro, al centesimo di dollaro. Tutto quello che il governo americano ha speso a deficit dal 52 al 2011 si è accumulato come credito nel settore domestic private sector balance, del settore domestico privato, ok? Questo è il capital account. Adesso un po' complicato, ma non ve lo spiego perché sennò ci annebbiamo la cosa. Ma guardate la corrisponsione, è esattamente precisa, al centesimo, ed è così anche in Italia, era così con la lira. L'Italia che certi falsari delle informazioni hanno strombazzato come l'Italietta del debito, del deficit dei socialisti, oddio, chissà cosa succedeva, era un'Italia che spendeva deficit delle cifre importanti, aveva un grande debito, ed era in quegli anni il secondo paese al mondo come risparmio privato. Al mondo, non in Europa. Noi eravamo il paese con un risparmio, cioè questo accumulo qua dentro di denaro in più che nessuno contemporaneamente aveva perso, il secondo paese del mondo dopo il Giappone,
Questa era l'Italia dei socialisti, di Craxi e dei democristiani. Poi non sto dicendo che tutta quella spesa era ben fatta, ben diretta, eccetera, ma solo per dimostrarvi come è assolutamente vero che la spesa deficit dello Stato si trasforma nella ricchezza reale dei cittadini. Ma questo non doveva accadere ed è stato programmato per non accadere. Okay? In particolare uno dei dogmi che ci hanno insegnato, ci hanno trapanato nella testa, è quello che il governo, questo settore, spende e risparmia esattamente come questo settore. Vi ricordate cosa vi ho detto all'inizio? Se voi avete questo codice in mano, che è un debito in banca, perché dovete pagare la casa, voi siete obiettivamente preoccupati. Ok? Il valore non è il denaro, il valore è la casa, d'accordo? Quella era la distinzione da capire. Ma però in effetti è vero. Avete un problema, perché poi dovete lavorare per riuscire a guadagnare sufficienti codici per pagare tutta la vostra casa. Ok? Questo però, qui dentro, non è vero. E vi hanno convinti, ci hanno tutti convinti, che lo Stato spende esattamente come una famiglia. La famiglia ha un debito, ha un problema. Lo Stato ha un debito, ha un problema, ci hanno insegnato. Questa è tutta la pianificazione dell'economia neoclassica, neoliberista e neomercantile di cui sto parlando. Questi famosi che hanno colonizzato le università, hanno insegnato ai colletti bianchi, ai tecnici, tecnocrati, eccetera. Questa cosa è stata passata nei media. I media l'hanno martellata all'infinito, ok? La famiglia ha un debito nei guai, lo Stato ha un debito nei guai anche lo Stato. Lo Stato deve spendere come la famiglia. La famiglia virtuosa cosa fa? Guadagna di più di quello che spende. Lo Stato virtuoso cosa fa? Guadagna di più di quello che spende. Cioè, voglio dire, vi ricordate cosa ho detto prima? Lo Stato virtuoso fa questo. Cioè, nessuno si è fermato a ragionare e a dire, ma se lo Stato virtuoso fa come la famiglia e guadagna di più di quello che spende, beh, allora vuol dire che qui mette 10 e toglie 20. E io cosa faccio dopo? Come cittadino, ok? Ma questo c'è un'altra parte nella testa ed è completamente falso. Lo Stato non spende come una famiglia, perché la famiglia non ha l'orto in cui crescono i soldi. Lo Stato sì, quando ha una moneta sovrana.